Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Fable, dove il nostro eroe Sciupa Femmine è pronto per esplorare il mondo esterno. Let's go! Usa la rotellina del mouse per avvicinare o allontanare la visuale dall'eroe. Se hai problemi a muovere o a vedere il personaggio, premi R per ripristinare la visuale predefinita alle spalle dell'eroe. Se vuoi ammirare il tuo eroe da vicino, premi H. Premi di nuovo H per uscire dalla modalità visuale eroe e ricorda che gli eroi è perfettamente normale essere un po' narcisisti. E non rimarrai deluso. Ricorda, se segui gli indicatori dorati sulla mappa... Allora, però intanto... Opzioni, un secondo. Opzioni... No, video, scusatemi. Opzioni di gioco... Ecco, visuale arco mettiamo no, perché visuale arco vuol dire la visuale invertita, solo che non è stato inserito, quindi mettiamo no. Ma dai la caccia alle ragazze? Le vespe stanno attaccando l'area picnic, seguimi! Ok, questo è praticamente il NPC. Qui non rimarrai deluso, sei venuto nel posto giusto. Qui possiamo praticamente... Esatto, possiamo cambiare praticamente il nostro titolo. Quindi possiamo praticamente farci chiamare in modo diverso. Il nostro titolo al momento è Sciupa Femmine, però possiamo vederne cambiare tramite appunto i soldi. Possiamo prenderne altri. Quindi Paraculo, tra l'altro, ci sarebbe. Però Paraculo non mi ci sono mai chiamato. Ok, voglio essere Paraculo. Raggiungi l'area del picnic e risolvi i loro problemi. Vai, fammi strada. Da questa parte! Paraculo, non mi ero mai fatto chiamare Paraculo nel gioco. Ehi, da questa parte. Chiave d'argento. Da questa parte. Dai, dai, vai. Giuro, dal tuo corpo stanno uscendo dei vermi striscianti. Guarda questo mucchio di sudici individui. Si aspetta davvero che la gente gli dia dell'oro? Beh, se vuoi posso insegnarti qualcosa che procurerà molto fastidio. In passato ero un avventuriero come te. Guardami adesso. Costretto a mendicare per sopravvivere e a subire le incessanti angherie di questo mascalzone. Dovrai riuscire a sbarazzarti di lui in qualche modo. Qualunque modo. Usa la fantasia. Ricorda, usa gli slot degli oggetti sensibili al contesto nell'angolo inferiore sinistro dello schermo per accedere a utili espressioni. Ehi, da questa parte! Quindi che cosa possiamo fare qui per allontanare il nostro bullo? Ehi, da questa parte! Ah, sei scarso come quel nauseabondo mendicante. Me ne vado. La cosa più divertente che abbia mai visto. Hai la mia gratitudine, eroe. Sono sicuro che ti farai molti amici durante i tuoi viaggi. Forse ci rivedremo, eroe. Ok, e abbiamo fatto praticamente una buona azione. Infatti 20 di fede. Qui ovviamente si possono abbattere le piante. E ovviamente ottenere la nostra prima chiave dorata. Chiave d'argento. Hai trovato una chiave d'argento. Usala per aprire gli scrigni speciali sparsi nel mondo. Più prezioso è lo scrigno, più chiavi saranno necessarie per poterlo aprire. Vabbè, questo è ovvio. Ok, seguiamo adesso il tizio. Possiamo completare definitivamente la side quest. Anzi, per meglio dire, la quest vera e propria, non è una side quest. Non posso ancora pescare, purtroppo. Però ci sono diversi oggetti che si trovano praticamente. Che si trovano praticamente nel fondale marino. Eccoci qua. Le vespe che stanno disintegrando praticamente i poveri cittadini. Ecco, la minaccia delle vespe. Uccidi tutte le vespe nell'area picnic. Ok, quindi iniziamo. Aiutami, ti prego! Grazie per avermi salvato. Parlerò a tutti di te. Allora, qua invece utilizziamo la spada che ci sbrigavamo prima.
Ok, qui riprendiamo tutta pozione della volontà. E qui adesso olè, eliminiamo anche questo. Grazie mille. Racconterò a tutti della tua. E adesso però arriva la mamma, giustamente. Sì, lo so. Molte vespe hanno deposto le uova, ma non saranno un problema per la tua squadra. Qua possiamo colpire la vespa. La balestra ovviamente è più lenta a caricare rispetto alla freccia, però fa molti più danni, quindi direi che... Ecco qua. Abbiamo eliminato anche la vespa. La vespa regina, anzi. Pensi di lui? Come butta? E adesso ovviamente abbiamo la nostra fama che cresce. La tua fama è cresciuta. Più diventerai famoso, più verrai riconosciuto, celebrato o addirittura temuto. Per far aumentare ulteriormente il tuo livello di fama, completa delle missioni. Mostra i tuoi trofei missione e compi quanti più gesti eroici possibile. Ogni aumento di livello della fama viene visualizzato in basso tramite l'icona con la testa brillante, praticamente. Hai ricevuto una nuova missione. Tritone. Qua ovviamente prendiamoci tutti gli oggetti. Vedete, ci sono anche le barbe che si possono fare, che si possono ottenere all'interno del gioco. Qui ovviamente prendiamo tutto. Questa è la meridiana, va bene, non ci interessa. E qui abbiamo finito la nostra missione. Questi non hanno nessuna interazione e possiamo tornare indietro. Quindi abbiamo completato la nostra prima missione. Da eroe. Dedalo ti sta cercando. Ti aspetta alla locanda di Bowerstone. Alla locanda di Bowerstone, quindi area picnic di Bowerstone. Qui abbiamo anche le, vedete, abbiamo praticamente le insegne e quella è la città di Bowerstone da quel lato. Però noi ovviamente prima che cosa facciamo? Qui ovviamente c'è la statua, quindi non c'è niente di particolare. Torniamo indietro. Torniamo indietro perché, se non sbaglio, adesso con la fama che abbiamo ottenuto posso fare le side quest. Questa è una zona importante, come potete vedere è una sorta di palcoscenico, un altare, dove sarà possibile praticamente impostarsi delle auto difficoltà per ottenere punti bonus e crescere di più come eroe o farmi prendere più esperienza. Sembra che questa sia di buon auspicio. No, salve. Tu devi essere il ragazzo di cui Dedalo mi ha tanto parlato. Non capisco cosa ci trovi in te, ma so anche che raramente si sbaglia. Oh, che maleducata. Il mio nome è Rosa Spina. Avrai sicuramente sentito parlare di me. Nope. Temo non sia il momento per gli autografi. Devo andare alla radura di Notol per un'importante missione. Se sei venuto fin qui per una carta missione, ti avverto che le migliori sono già state prese. Alla Gilda ti troveranno qualcosa da fare. Ho sentito che nelle cucine hanno bisogno di uno sguattero. Giustamente la gavetta si fa sentire, no? Quindi gli eroi più grandi si prendono gioco di me. Niente, no, come potete vedere ancora non posso prendere queste missioni. Dedalo ti aspetta. Sì, Dedalo mi aspetta, va benissimo. Non so se ho abbastanza esperienza per crescere. La resistenza ti rende meno vulnerabile ai danni. La salute aumenta la quantità di danni che sei in grado di assorbire. La velocità ti rende più rapido sia nel combattimento a distanza che in quello in mischia. Ok, e già siamo migliorati un altro pochettino. Va bene, andiamo da Dedalo. Possiamo andare a Bowerstone adesso. Per il momento siamo vincolati parecchio alla storia, giustamente essendo l'inizio dobbiamo un attimo muovere i primi passi, diciamo, accompagnati dal gioco, ma ci libereremo ben presto del tutorial e potremo iniziare a giocare veramente a Fable e fare tante e tante cose che vedrete.
Allora, raggiungiamo la città. Eccoci qua. Ehi, sei nuovo di qui, vero? Da queste parti abbiamo delle regole che dovresti conoscere. Bowerstone è una città pacifica. Per il momento dovrò confiscarti le armi. Esatto, niente armi in città. Ci sono negozi, locande, ogni genere di persone, giochi, insomma un po' di tutto. Perché non fai un salto alla taverna per cominciare? È la costruzione di fronte a te, lungo questa strada. Ah, tieni gli occhi aperti per Lady Grey. Trattala con rispetto. Dopotutto è il sindaco. E noi potremmo anche sposarla. Dai un'occhiata in giro e goditi il soggiorno a Bowerstone. Quante cose che si possono fare qui su Fable. Voi non avete idea delle... Non hai idea delle cose che si possono fare su Fable. Come potete notare, qui ci sono i bauli che possono essere rotti. Rompere i bauli in città questa volta non avrà... questa volta avrà delle conseguenze. Quindi questa volta purtroppo sì. Cosa ti interessa comprare? Purtroppo sì, qualora dovessimo distruggere le cose incapperemo in una multa. Possiamo addirittura anche rubare comprare gli oggetti, però forse qui ancora non lo posso fare. Qui sei sicuro di trovare quello che fa per te. Qui ovviamente ci sono gli oggetti. Ecco, la fiala della resurrezione, regali, cibo. Ecco, canna da pesca, questa la dobbiamo assolutamente comprare, e anche la vanga, che ci consente di effettuare quelle interazioni che vi dicevo prima, sia della pesca e sia anche dello scavare per trovare oggetti sotterrati. Quindi questo è assolutamente importante. I regali vengono utilizzati, ecco qua, fede nuziale falsa, vabbè, c'è praticamente di tutto e di più, vedete anche la fede nuziale vera che è possibile regalare. Perché, come vi ho detto prima, qui ci si può veramente sposare. Si può comprare casa, ci si può sposare, si possono fare, diciamo, tante cose che si fanno normalmente nella vita comune, ma in Fable assumono un segnale totalmente diverso. Vabbè, questo ovviamente non mi interessa, abbiamo già fatto tutto. Ok, possiamo uscire. Non prenderai molti pesci con spade e frecce. Armati invece di una canna da pesca e cercati uno specchio d'acqua. E potrai abbuffarti di pesce, men che non si dica. Se noti un'increspatura sull'acqua, significa che sotto la superficie potrebbero nascondersi più pesci. In realtà non è tanto vero. Hai trovato una vanga, usala per riportare alla luce tesori, antichità e cadaveri in decomposizione. Puoi scavare ovunque, ma col tempo scoprirai che in certi luoghi sono meglio di altri. Tieni gli occhi ben aperti. Geni dell'eroe. Esatto. Quella vespa era morta stecchita. A questo punto potremmo già uscire dalla città, in realtà, per andare a pescare e ottenere comunque quegli oggetti che abbiamo visto prima. Altra chiave d'argento. Questa è la seconda chiave d'argento che possiamo ottenere, diciamo, legalmente. Ecco, qui abbiamo praticamente rubato in realtà l'interno della casa, però nessuno ci ha visto, quindi in realtà... Tu cosa? Io niente, non ho fatto niente. Vedete, posso anche andare dietro il bancone, posso fare un po' di roba. Di rubare... Non mi ricordo, c'era l'azione, se non sbaglio, per poter rubare vero e proprio. Non è male. No, questo era il balletto. Questo era ridere. Tu cosa? Forse non sono abbastanza cattivo, oppure devo aspettare un po', forse. Vediamo. Non ho visto nessuno con un'aria stupida come la tua. Ah sì? T'ammazzo. Mi ricordo che si poteva rubare, però forse ancora non sono in grado di farlo. Non sono abbastanza cattivo. Ecco, vedete, noi praticamente stiamo letteralmente rubando e ora... Ecco, abbiamo 750 come pericolo perché... Sì, perché ci hanno scoperto. Eccoci, hai commesso dei crimini e devi pagare. Uno per furto 750 pezzi d'oro. Devi pagare 750 pezzi d'oro, ma non ne hai abbastanza. Che cosa succede in questo caso?
che ovviamente i soldati mi iniziano a picchiare. Sì, avete capito bene. Abbiamo praticamente i soldati che mi iniziano a picchiare. Sì, ferocemente oserei dire. Per cui la cosa migliore che possiamo fare è uscire dalla città. Tutti diventano nemici. Tutti diventano ostili nella città quando sei ricercato. E quindi noi usciamo. Per il momento usciamo. Una volta fatto questo vado subito a recuperare gli oggetti che abbiamo perso in precedenza. Quindi il laghetto dove c'era quella increspatura d'acqua. Andiamo sia qui che alla Gilda, alla foresta della Gilda, per ovviamente prendere quei tesori. Mi ricordo forse che c'era anche un luogo per scavare, però non ne sono sicuro. Forse non qua. Ecco, vedete, qui c'è il pesce, quindi premiamo F1. E adesso possiamo finalmente pescare. Aspetta che abbocchi qualcosa all'amo, quindi premi il pulsante sinistro del mouse per cominciare a tirare. Per tirare su il pesce e catturarlo, tieni premuto il pulsante sinistro del mouse. Quando il pesce raggiunge il lato sinistro della barra, significa che l'hai catturato. Fai attenzione a non tirare sul pesce quando sta tirando, altrimenti la lenza potrebbe spezzarsi. Da verde la barra diventa rossa man mano che aumenta la tensione. E qua abbiamo preso il pesce. Aha! In questo caso, pozione di abilità eterna. E come potete vedere, si è praticamente tolta l'increspatura. Quindi abbiamo preso praticamente l'oggetto raro, che in questo caso era appunto la pozione. Non mi ricordo se qua si poteva scavare. Sì, mi sa che qui forse... No, qua non si scavava. No, mi ricordavo che si potesse scavare, invece a quanto pare no. Quindi ok, ritorniamo indietro. Andiamo nella foresta della Gilda e andiamo adesso a prendere anche l'oggetto che si trova nello specchio d'acqua della Gilda. Quindi torniamo indietro, qui non c'è bisogno di parlare con nessuno ovviamente, neanche qui alla bottega. Cosa sta succedendo? Tu porti... Chi è qui che... Tu? È bello vedere che ti interessi della tua Gilda. Stai venendo alla visita, eroe? Ah, la visita guidata, sì. Sì, sì, qua c'era la cosa della visita guidata. Vabbè, ma a noi ovviamente non interessa una sega, quindi andiamo avanti. Ok, foresta della Gilda. Possiamo anche teletrasportarci, eh? Io sto facendo la strada a piedi solo per una questione mia così personale, ma possiamo anche teletrasportarci. E infatti dopo ci teletrasporteremo. Ops, la lenza si è strappata. Eh sì, qua sono stato un po' troppo impulsivo. Ricominciamo. Sì, alcuni oggetti lo fanno apposta, che ti mettono la tensione subito elevata in modo tale che tu... Ecco. Sì, a volte, vedete, fanno queste infamate che subito praticamente... Per farti andare veloce, no? Per farti premere velocemente. Ok. Per farti l'inganno, no? Ti fanno andare velocemente così poi ti spezzano la roba. Chiave d'argento. Esatto. Un'altra chiave, perché le chiavi ovviamente si trovano anche qui. Qui nella foresta, se non sbaglio, c'è Dedalo. Quel pallino verde è per l'appunto Dedalo, ma noi non dobbiamo parlarci perché non ne abbiamo bisogno. E a questo punto... Ecco, mappa, Bowerstone. Ecco, possiamo teletrasportarci. Non mi fa teletrasportare così? Oddio, ma mi ricordo che potevamo... Ah, con la G. Ecco, esatto. Possiamo teletrasportarci a Bowerstone. Esatto, mi ricordavo che c'era il teleport, non mi ricordavo come si attivava. Si attiva ovviamente tramite la skill, in questo caso la G. Come potete vedere, adesso la mia situazione si è praticamente ripristinata. Quindi non siamo più ricercati e posso nuovamente rigirare la cittadina.
Esatto, non fare niente di illegale. Questo che mi insulta così totalmente a caso. È possibile comunque prendere, vedete, anche degli equipaggiamenti. In questo caso vedete che sono fighissimi questi equipaggiamenti, però al momento non abbiamo tanti soldi. Quindi... Hai ucciso la Vespa. Ti avrei anche aiutato. Allora, qua come potete vedere siamo nuovamente nella casa dove stavamo rubando. Ecco qua, però vedete, non facciamoci sgamare. Ok, qui non c'è nulla di interessante. Ce ne possiamo andare. Ovviamente rubare nelle case... I negozi stanno chiudendo. Ovviamente rubare nelle case giustamente è un problema. Questa è Bower Stone alta, credo che non ci possa entrare non per ora. Non così veloce, caro. Non esatto. Sei ammesso qui. Esatto, per il momento Bower Stone alta per me è preclusa. Lì c'è Dedalo, ma non ci voglio parlare per ora. Se non sbaglio qui c'era la tizia che mi dava la side quest. Anche gli eroi hanno bisogno di riposarsi. Quando vuoi dormire, trovati un letto e mettiti comodo. La notte si trasformerà in giorno e il giorno in notte in un attimo. Questo serve ovviamente se vi servono negozi, se vi servono le robe che giustamente dopo tot orario praticamente tutti chiudono. Non ti avvicinare. Giustamente, perché vanno a casa a riposare. Se non sbaglio però qui doveva esserci una tizia. Oh. Le porte delle cantine sono state chiuse. Ok, niente. Sì, qua ci sono tante piccole cose che si possono fare dentro le città ogni volta, no? Ci sono anche delle side quest che vengono sbloccate in base alla situazione. Questo era il barbiere? Nam, nam, di nam. Ok, facciamo sempre attenzione se il proprietario di casa rientra. Ecco, in questo caso, questa è la casa del fabbro addirittura. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Ovviamente noi gli entriamo in casa. Gli entriamo in casa e lui praticamente è molto tranquillo. Ok, facciamolo scendere. E abbiamo preso dell'altro oro. Eh sì, ragazzi, qui dentro le case vale sempre la pena. Vale sempre la pena cercare le cose. Se voi fate l'azione, diciamo, di interazione con gli oggetti, anche se non c'è niente, però in quel caso vi vedono frugare, vale come furto. Quindi vi vedranno praticamente come furto. Vi vedranno come ladro, ecco. Cioè, anche se non c'è niente. Quindi basta che voi fate l'interazione e loro vi guardano, verrete considerati dei ladri. Qui ci sono i bambini, praticamente. Quello si chiama furto. Guardie! Ecco, il bambino mi ha visto. Quello si chiama furto. Scommetto che sta partendo per... Sì, Trittone è un nome che gli si addice. Ok, qui siamo di nuovo dal fabbro. Però, come potete vedere, i bambini non hanno... Diciamo, non hanno voce in capitolo, in questo caso. Infatti, anche se mi hanno visto rubare, non mi hanno fatto scattare nulla. Non hanno fatto scattare. Oh, e invece sì, sono andate ad avvertire. Quindi rubiamo il più possibile tutto quello che possiamo rubare. Ora le guardie ovviamente sono state avvertite. Qui stiamo ottenendo ovviamente oggetti. Ecco, le guardie sono state avvertite. Io ovviamente a sto punto mi faccio la spesa. Mi faccio la spesa. Potrei anche combattere le guardie ed eliminarle addirittura. Sì. Ma in questo caso non lo faccio. Però lo potrei fare. Ok, siamo usciti. Ora non mi ricordo se uscire e rientrare mi resettava. O dovevo aspettare forse un po' di tempo. Non me la ricordo questa cosa. No, ancora sono ricercato. Eh sì, devo aspettare un po'. Devo aspettare un po' prima di poter rientrare. Quindi forse la cosa che mi conviene di più è teletrasportarmi alla Gilda.
dormire, in questo caso, far passare giorno e notte e ritornare a Bowerstone. Purtroppo sì, a volte i furti, le robe che volete prendere vi creano questo problema. Oddio, non mi fanno dormire più qua? Non puoi usare questo letto. Ma questo sì però. Oddio, non me lo fa usare. Non mi fanno usare il mio letto. What? Non mi fanno usare il mio letto. Niente, vabbè. Rip letto, non lo posso utilizzare. Allora, vediamo se... No, qui ancora non siamo abbastanza riconosciuti. Allora, ritorniamo a Bowerstone. Mi sa che ancora siamo ricercati, vero? Anche perché mi sono fatto beccare mentre rubavo, quindi esatto, 1500. Niente, le guardie proprio incazzate come dei mostri. Incazzate come dei mostri. Niente, purtroppo dobbiamo aspettare, quindi c'è poco da fare. Vediamo se nel frattempo trovo qualche altra zona per prendere tesori, perché non me le ricordo. Non me le ricordo effettivamente, però dovrebbero esserci delle altre zone. Qui c'era l'altra... Questa era l'area da picnic? No, questa è la Greatwood, esatto, la foresta. Andiamo alla foresta. Vi faccio vedere anche la prossima, diciamo, destinazione. Ci sono ovviamente qui dei nemici. Ok. Quello è il mercante errante, che ovviamente mi venderà oggetti. Qui c'è una zona dove si può scavare. Vedete, questa è la zona dove si può scavare, quindi... Perché non mi fa scavare? Non dovrebbe essere questa la zona per scavare? Dove c'erano... No, forse no, forse mi ricordo male. Ah, facciamo attenzione al mercante perché ci può crepare. Ok. Facile. E infatti mi ringrazia. È un piacere servirti. Qua si vende soltanto oggetti, quindi non mi interessa. Ma da fuori ci sono creature più grandi. Ammazza vespe? Ti chiami addirittura ammazza vespe? Ci sono diverse robe. Qui c'è un forziere che possiamo aprire. Sono tutte cose che avrei potuto fare anche dopo, però dato che sono ricercato a Bowerstone ne approfitto e lo faccio adesso. Facciamo attenzione. Oh, accidenti. Facile. Ok. Ecco dritto. Queste sono tutte cose che avremmo potuto fare anche dopo, perché dopo dovremmo necessariamente passare da qua. E tra l'altro qui diciamo si trova anche una delle missioni che per l'appunto ci permetterà di ottenere le chiavi infinite. Quindi le chiavi d'argento infinite. Sì, lo potremmo fare praticamente in una missione molto... diciamo una missione che comunque è molto vicina, no? Come quest. Ok, qui non credo che ci sia altro al momento che dobbiamo fare, perché la foresta adesso è pulita. I mercanti hanno raggiunto l'altra zona, quindi va bene. Vediamo se Bowerstone adesso ritorna ad essere... No, è ancora ostile, mi sa. Multa totale 0 pezzi d'oro. No, ok, possiamo ritornare a Bowerstone. È finito il nostro periodo di cooldown per quanto riguarda la caccia. Esatto, siamo nuovamente puliti. Osserva la legge. Osserva la legge. Da questa parte.
Sì, un attimo. Prima però, ecco. Qui ovviamente sono tutti occupati. Ora, questo letto in realtà non è mio. Quindi in realtà se io uso un letto che non è mio... No, ok, in questo caso non è successo niente. Però può succedere che se si utilizza un letto non di proprietà... praticamente si viene arrestati. C'è la multa. Sì, c'è la multa. Allora, vi faccio vedere anche il porto, dove c'è, se non sbaglio, forse era qua la side quest della strega. Sì, perché questo è il calderone. E che forse ancora non c'è lei. Mi ricordo che c'era la strega qua che mi dava la side quest. Salve, non credo che tu conosca mia figlia. È ansiosa di conoscere uomini forti. Ah, questo vuole... Va bene, anche se... Sì, questo praticamente mi voleva accasare. Sì. Letteralmente mi voleva accasare. Allora, qui non c'era nulla. Vediamo se qua c'era qualcosa da poter pescare. No, ma qua non ricordo ci fosse roba da pescare in realtà. Sì, questo è il tipo che mi dava la figlia in sposa. Aspetta, dai, vi faccio vedere, dai. Ci sta, alla fine ci sta. La mia bambina è ansiosa? Sì. Ah, che bella notizia. Le piacciono gli uomini con i capelli simili a quelli... Esatto. Forse se facessi qualcosa per assomigliare... Vieni da me quando sei pronto. Ok, e questo è un modo comunque anche per ottenere, diciamo, il caschetto in questo caso, no? Che è un taglio di capelli, anche se io l'avevo già ottenuto perché rubando dentro casa del tizio avevo già preso questo tipo di taglio di capello. Non farò ovviamente il taglio di capelli e non mi interessa ovviamente sposare la figlia del tizio. Questa dovrebbe essere la scuola, sì, perché c'è la maestra. Ah, il maestro. Oh, salve! Della scuola rimane ormai poco, purtroppo. Esatto. Ha venduto metà della nostra biblioteca. Comunque. E qui ora possiamo dare i libri. Donando alla scuola i libri che trovi. Ci hai portato qualche nuovo. Ma è. Le creature. Sì. Perché non rimani ad ascoltare, Ero? E qui, oggi, vedete, se vi seccate a leggere i libri, vi permettono praticamente di vedere la scenetta. Qualcuno di voi sa chi sono gli urlatori? Cioè, se non volete leggere il libro, potete assistere alle lezioni parlare, e quindi far sì che il gioco lo legga per voi. Dalle città. Ma nelle campagne è tutto un altro. Non si poteva skippare? Sì, ecco, infatti, mi ricordavo si potesse skippare. Ci hai portato la storia di Jack? Esatto. Grazie, Ero. Consegniamo chi anche questo. Il guerriero vestito di rosso che provoca morte. Ecco, Jack di spade, sì. Sei venuto ad l'altra. Perché non rimani ad ascoltare? Ma noi ovviamente non ci interessa. Possiamo skippare tutto. Ah, salve. Resteranno. Perché non rimani ad ascoltare? Vedete, tutti i libri che noi praticamente guadagniamo all'interno del gioco li possiamo consegnare. Sei venuto a... Oh. Ah. Sì. Quanti di voi... Che ci faceva una queste sono salve. Tutte cose che comunque nella vi spiegherò io, non vi preoccupate. Quindi noi li stiamo perché consegnando, non... ma... Qualcuno di voi sa di... Ma non vi preoccupate, sono tutte robe che ci vi spiegherò io. Grazie. Grazie al nostro... Ah, sa... Vedete, tutti i libri che abbiamo trovato li stiamo letteralmente consegnando. Come vorrei che fosse mio amico. Oddio, ho fatto partire una live per sbaglio. Vattene! Speriamo che non se ne sia accorto nessuno. Ci chiamiamo delle rocce. Avevo fatto partire una live per sbaglio. Ci hai portato qua? Forse un po' ma... Grazie. Questa è la storia di un hob. La nostra scuola ti sarà per sempre riconoscente. Ma temo che non riuscirò mai a ricompensarti come meriti. A pensarci bene, qualcosa ce l'avrei. Ok, abbiamo consegnato abbastanza libri. È una sciocchezza, ma credo che i bambini ne andranno matti. Lo abbiamo utilizzato nello spettacolo dell'apprendista mago, ma era un po' troppo largo per i nostri piccoli attori. Esatto, abbiamo il cappello da mago bianco. Ci hai portato qualche... Il secondo volo? Sì. Grazie, Ero.
possiamo consegnare altri libri e noi man mano che consegneremo libri otterremo praticamente... Potreste donare... Grazie. Sapete? Ci hai portato... Ah. Drittone. Del resto... Sì, stiamo consegnando tutto. Abbiamo praticamente ogni volta che salve. Consegneremo... Che consegneremo tot libri e verremo ricompensati. Scorregge mortale. Forse. Del re. Oggi studia. Ci hai. E questo. Da. Spero. Del re. Madonna, non credevo di avere così tanti libri. Non credevo di averne trovati così tanti. D'accordo. Dal diario di. Ci hai Oddio. Ah, salve. La gerarchia delle armi. No, quindi questo non lo accetti? Ci hai portato la Niente, ok. Vabbè. Per il momento va bene così, abbiamo finito. Ecco, questa è la casa in vendita. Quindi possiamo comprare la casa. Però costa al momento 1500 pezzi d'oro. E 1500 pezzi d'oro... Non so neanche dove trovarli. Comunque, la descrizione della casa, come avete potuto vedere, praticamente diceva che potevamo andare a vivere in casa con moglie e figli. Perché sì, noi praticamente qui all'interno del gioco possiamo effettivamente stare con moglie e figli. Io infatti ho fatto partire una diretta per errore. Devo assolutamente cancellarla. Devo assolutamente cancellarla, però va bene così. Ok, detto ciò direi che per il momento ci possiamo fermare. Abbiamo esplorato Albion, abbiamo fatto le prime missioni. Vi ho fatto vedere anche il sistema di ricercato, mentre invece la prossima volta cominceremo ad ascoltare Dedalo, che appunto ci informerà di una cosa molto importante e continueremo la nostra avventura. Quindi grazie a tutti per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.